La regina mascherata di stasera è Laura Troschel. Abbiamo strappata questa attrice cantante, l'abbiamo strappata dall'Africa e dal sole ai riflettori del cappello sulle 23. Laura Troschel, cognome tedesco, siamo in polemica stasera, no? Sei dura come una tedesca? Io? Io no, perché sono dura? Troschel, questo cognome. Troschel è un cognome tedesco perché la mia famiglia è tedesca e quindi per forza. Ma io ho molto tra la tedesca, non vedi così vichinga, no? Ascolti, in arte ti chiamavi Costanza Spada all'inizio, perché questo mascheramento? No, guarda, non è stato una cosa di 3 secondi, perché siccome c'era un problema, insomma, con le attrici italiane e straniere, allora il mio cognome Troschel sembrava, come dici appunto tu, finto. E allora mi hanno messo il nome della mia nonna, che si chiamava appunto Costanza Spada. Liceo artistico, professoressa di disegno, complimenti. Ecco, dovresti disegnare Laura Troschel, saresti Valentina di Crepax, tu sensuale, o Alice nel Paese delle Meraviglie? Alice. Sognatrice. A 17 anni Alice si sposa l'8 settembre. Dopo questa data, un po' fatidica, è cominciata la guerra per te, o no? Come è cominciata la guerra? Dopo l'8 settembre. Ma non era l'armistizio l'8 settembre? Ecco, ma scusa. D'accordo, ma al contrario, con tuo marito è cominciata la guerra con Pippo Franco, o no? Beh, vabbè, no, perché è cominciata la guerra? Invece no, è stato un periodo molto bello che io ricordo con molta allegria. Io so che il viaggio di nozze, prima notte di nozze, letti separati, è vero questo? Ma chi t'ha detto tutte queste cose? È vero o no? Dimmelo. No, ti spiego perché. Perché io ero minorenne. Ecco. E siamo andati in un posto tremendo, non dico il nome della città perché sembrerebbe poco carino. E era tardi e non c'era un letto matrimoniale, c'erano 2 stanze singole. E così abbiamo dormito, non solo in letti separati, poi quello che è successo lasciamo perdere. Però avevamo 2 stanze singole, proprio stanze separate. Tu hai una mamma genovese, tua madre. Ecco, tu nei sentimenti sei risparmio o sei generosa? Io sono... Dipende, tutte e due. Hai cambiato casa 15 volte, 12 volte, tante volte. Ecco, perché sei così zingara? Perché la mia mamma non è genovese ma è di origine spagnola e perché no, forse un po' zingara. Stasera rimani qua, sei a casa nostra, non ti muovi, sì. Ti aspettiamo allo specchio per tutta la verità. Ciao. Ok. Da 2 o 3 giorni sei arrivata da un viaggio dal sole, ecco, queste fughe che ogni tanto fai 2 volte l'anno, scappi o le Maldive o in Africa, da cosa fuggi o cosa cerchi? No, io non fuggo niente, io ho il mal di mare e devo andare almeno oltre alla nostra estate, insomma un po' al mare perché mi mancano i pesci, gli squali, mi mancano queste cose. Stasera però hai un vestito molto mondano, molto così scollato, contrasta con queste fughe che fai. Beh, scusa, sono venuta qui in un cabaret, mi sei vestitino carino, no? Quando sei al sole, questo rapporto con la natura, cos'è? Quasi un fatto sessuale o no? Ma è un fatto molto naturale, io nell'acqua sto proprio bene. Sto meglio nell'acqua che fuori acqua, ecco. Bisogna conoscerti con le pinne a te, per essere... Anche senza. Ecco, la grande popolarità, Scacco Matto nell'80, con Pippo Franco e Cecchetto, ecco. Sì. Cos'è stato per te questo flash dell'80? Ma io ti devo dire, non ho mai vissuto con troppa enfasi successi o momenti di meno successo. Sono una non passiva, però mi diverto sempre nello stesso modo, se non ho questi grossi sbalzi di umore. Hai nostalgia del naso di Pippo Franco? No. No. No, diciamo. Della sua bellezza posso avere un po' nostalgia, però sai, gli uomini belli ce ne sono tanti. Hai un figlio che si chiama Simone. Sì. Tu volevi che facessi il medico questo figlio? Chi te l'ha detto? L'ho saputo, ma non l'ha fatto il medico. No, beh, sta ancora talmente indietro. Ecco. Ti senti giudicata da questo figlio quando vede film tipo Scherzi da prete, questi film che magari... Questi film culturali che no, tu... No, culturali, così un po' spinti. Che sì. Chiamiamole anche culturali, sì. Certo. Ecco, ti senti giudicata? No. C'è un bellissimo rapporto fra me e Simone, dico che abbiamo pensato di fidanzarci. Stiamo aspettando che ci si prenda, ma insomma ci fidanzeremo presto. Ecco, nei tuoi sogni ricorrenti, cioè, tu ti sogni di essere su un tram con una canottiera addosso. Ho letto una volta di questo strano sogno ma che hai. Ma tu guarda come sei informato. Ecco, perché questo sogno? Cosa vuol dire? Non lo faccio più, da molti anni.
Mi sognavo di essere, infatti, con una canottiera, io ho una collezione di canottiere. Ecco. Però senza niente sotto. Appunto, dovevi coprirti o sopra o sotto? Sì, o sopra o sotto. È vero, questo forse te l'ho detto io. Sì, c'è un flirt con questo Pier Francesco Pingitore, è un flirt o un'amicizia? No, così? È un'amicizia ormai eterna, scolpita nel marmo o dovunque. Tu credi ai colpi di fulmine o no? Beh, teoricamente sì. No, è vero, sì, i colpi di fulmine esistono, ma fulmini proprio di fulmine, sì. Che durano lo aspetti tempo ancora questo colpo o no? Lo stai aspettando? Ma sì. Ancora sì? Sì, un giorno sì, un giorno no. Quando fai l'amore, voli o rimani sempre coi piedi per terra? Porca miseria la mia... Quando faccio l'amore, mi puoi ripetere la domanda? Voli con la fantasia, voli con la fantasia oppure rimani sempre coi piedi per terra? Beh, se sto per terra, sul letto, dipende da dove sono. Insomma. Hai svicolato. Sei un infedele nato tu? Assolutamente no, il contrario. Sei fedele? Sì. Perché? Costituzione. Una volta hai detto sono una scimmia. Sì, perché come segno zodiacale orientale sono scimmia. Ci conosciamo a un party, piacere, mi dai il telefono, sì o no? Certo, mi stai simpatico, te lo do. Cioè è facile avere il tuo numero di telefono? Non facilissimo, dipende dalla simpatia, certo, a te te lo do, te l'ho dato, no? Te l'ho già dato. Si parla tanto di erotismo, per te cos'è l'erotismo? Ma sai, l'erotismo forse non è quello di cui c'è tanta letteratura, l'erotismo è una cosa che noi abbiamo dentro ed è un'espressione di noi, insomma, per ognuno è diverso, credo, no? O no? Per te cos'è? O no? Per te cos'è? È tante cose, non è una cosa sola. Oggi sei erotica in così, in questa... questo vestito molto o no? Tu come mi vedi? Io ti vedo erotica. E tu allora come ti senti? E allora sono erotica. E tu come ti senti? E come dici tu, guarda, sono erotica. Stai girando per la televisione, se un giorno busserai alla mia porta. Bussa forte, sì. Ecco, stai aspettando un uomo tu alla tua porta o no? No. Anche perché ce n'ho parecchi, quindi entrano, escono, bussano, a volte non bussano. Sei molto corteggiata in questo momento. Sì, abbastanza. Li preferisci della tua età, più giovani, più vecchi, come li preferisci questi uomini tu? Belli. Belli. Devono essere soprattutto. Ma però è un precedente belli. Non bello tu. Perché? Pippo aveva questo lunghissimo naso. Ma va? Non era un bell'uomo. Ma va? Era bello. Certo, non ti risulta. Difendi il tuo passato. Ma certo. Ecco, così, dovendo fare così un bilancio del tuo passato, che voto ti dai come moglie? Ma guarda, la sufficienza. La sufficienza. Come madre? Beh, un buon voto. Come attrice? Ma sai, come attrice non lo so, questo non mi posso assolutamente valutare. Come amante? E che ne so, non lo so. Che voto ti dai come amante tu? Sei una buona amante? La domanda è un milione di dollari, eh? Sono una buona amante e dovresti chiedere informazioni. Come amica? Hai più amici maschi o femmine? Maschi, maschi, maschietti, sì. Generalmente susciti gelosia nelle mogli tue? No? No, assolutamente. No, sono una tranquilla. Non si vede? Ecco, quando riparti per il sole? Presto? Presto, sì. Quando? Beh, non lo so, un mese e mezzo, due, dipende. Puoi dirci in quale isola ti abbronzi per seguirti, no? Ma sai, per esempio, alle Maldive ce ne sono 2000 di isole, io ne ho già girate parecchie. Dici un nome. Kaduma Fuji. Ah, ci vediamo tutti a Kaduma Fuji. Ok, ciao.